Il primo giorno di scuola è sempre speciale, si torna sui banchi, si incontrano nuovi compagni di classe o si ritrovano quelli di sempre dopo un'estate di vacanza e soprattutto si riparte con un anno scolastico di lavoro insieme agli insegnanti, con l'obiettivo di crescere culturalmente e umanamente. Come di consueto, il sindaco Alessandro Cattaneo, insieme all'assessore all'istruzione Rodolfo Faldini, ha voluto portare un saluto e un in bocca al lupo a tutti i giovani pavesi del domani, con un giro di visite presso diverse scuole della città per incontrare gli alunni e confrontarsi con docenti e dirigenti scolastici. Sindaco Alessandro Cattaneo, siamo alla scuola Luigi Maestri, primo giorno di scuola. Un motivo cittadino, diciamo, qua ci sono primo giorno di scuola per tanti pavesi del domani, un motivo anche personale, era il suo primo giorno di scuola, sempre in questa scuola. Sì, oggi sto augurando a tutti i bambini un buon inizio di anno scolastico. Ho voluto cominciare dove avevo cominciato io, alla scuola Luigi Maestri, proprio in questa classe, dove ho ritrovato dei bambini di prima elementare che stanno affrontando il loro primo giorno di scuola. Non so se sono emozionati più loro i genitori, senz'altro il primo giorno di scuola è un bel momento per tutta la città e quindi mi fa piacere poter vedere più ragazzi possibili per augurarli loro davvero che possano trascorrere un anno scolastico proficuo, anche divertente, ritrovando i loro amici e conoscendone di nuovi e lasciandogli un suggerimento, che è quello di avere sempre la curiosità e la voglia di imparare qualcosa. In questo modo crescono loro e cresce anche la nostra comunità pavese. In bocca al lupo, ragazzi! Ci troviamo alla scuola elementare Carducci e siamo in compagnia della preside Daniela Buzio per parlare del primo giorno di scuola. Da come si vede, da come si sente, i bambini sembrano essere rientrati dalle vacanze in piena forma. Sì, assolutamente sì. E sono bambini, soprattutto quelli di prima, molto svegli e soprattutto non hanno nessun problema di nessun tipo. Perciò io ricordo la domanda che è stata fatta al sindaco stamattina, gli hanno chiesto: signor sindaco, è molto difficile il lavoro del sindaco? Un bambino di prima gli ha chiesto questa cosa, quindi sono direi molto maturi, spero che si riesca a fare il nostro lavoro al meglio possibile e sono abbastanza fiduciosa perché vedo che le premesse sono molto buone, almeno in questo comprensivo dove sono appena arrivata. Quindi vi ringrazio tutti, ringrazio anche l'assessore Faldini che è venuto a salutarci. E come rappresentante dell'amministrazione comunale siamo appunto in compagnia dell'assessore all'istruzione e politiche giovanili Rodolfo Faldini. Primo giorno di scuola è sempre un momento importante per ogni bambino e non bisogna mai far mancare l'apporto delle istituzioni. Assolutamente, era opportuno, così come ormai da consuetudine, essere presenti il primo giorno di scuola, dare incoraggiamento e comunque essere contagiati da questo entusiasmo dei bambini e dei ragazzi che dopo un'estate di riposo, di riflessione, avendo ricaricato le pile, sono pronti ad affrontare un nuovo anno impegnativo dove poter apprendere, dove poter arricchirsi in questo percorso scolastico.